Ciao! Ciao! Amore, oggi orecchini fai da te. Un filo color argento che vengono in bobine in tanti colori e questo è il pendente che sarà la fine del nostro orecchino. E lo infilo ad un'estremità. Invece dall'altra infilo una perlina bianca molto più piccola. Ok. Uno schiaccino che servirà per bloccare il tutto. Vedete? Adesso devo far entrare questa estremità dentro le due perline. Un'operazione. Ecco. Questa volta che ho messo in pausa ci ho messo 2 secondi, prima che cercavo di farvelo in diretta ci ho messo una vita, ho dovuto rifarlo 30 volte. Praticamente il risultato sarà questo. Ora prendiamo la farfallina, la infiliamo e cerchiamo di mettere dentro i due fili. Ecco qua, così. Poi prendiamo un'altra perla bianca, la infiliamo da questa parte, aiuto se mi casca, così, un altro schiaccino, oh. Eccolo. Scusate, mi si era capotata Sofì. C'è anche la canzoncina di sottofondo adesso. Ecco, sono le due perline che riprendono la perlina e lo schiaccino. Così. E con le pinze cerco di farvi vedere. Blocco lo schiaccino. Lo schiaccio. In modo che questo non si muova più. Vero amore? Sì, proprio così, guarda, proprio così, sì. Poi prendiamo la monachella, bugia, prima lo schiaccino e la monachella. E adesso decidiamo la lunghezza. Io cercherò di farla uguale all'altra naturalmente. Ecco qui, così. Ok, con le tronchesine taglio l'eccesso. Non vi faccio perdere tempo, torno subito, taglio e torno. Ecco qua, ho tagliato quello che non serviva e adesso infilo la monachella e faccio una piccola curvetta. Così tengo fermo lo schiaccino perché poi ciao. Questo è il mini parlante e vedete, devo far entrare lo schiaccino, il filo nello schiaccino. Ecco, mi sono tornata, non vi faccio perdere tempo perché bisogna essere un po' precise, quindi non sapendo, non volevo farvi annoiare. E questo è l'orecchino finito e questo è il suo fratellino. Eccoli qua. Io li trovo carinissimi. Sono veramente, veramente un amore.